La partita va giocata di Annalisa Scaglione. Partirei con una lettura per spezzare un po' l'emozione e così poi cominciamo a raccontare bene un po' questo romanzo. Domenica. È parola del Signore. Un'impercettibile goccia stava appesa proprio in cima allo zigomo dell'uomo in piedi dietro l'altare. Zia Marta la vedeva bene dalla panca in prima fila perché, anche se i 60 erano già passati da 2 mesi, la sua vista era perfetta da lontano e da vicino. Don Donato sollevò la testa dal messale e proprio in quel momento la goccia cadde sul sacro testo poco prima che lo richiudesse con la calma consueta. Zia Marta e con lei tutti i fedeli della messa delle 11:30 restarono in attesa del cenno che concedeva di mettersi a sedere. Finalmente la grande mano di Don Donato si aprì e l'intera chiesa, gremita di gente, si sedette per ascoltare le parole del Don. Fu a quel punto che zia Marta ne vide spuntare un'altra, piccola e precisa, di nuovo sullo zigomo di quell'uomo che curava da 20 anni, fedele come la moglie di un matrimonio bianco, precisa e organizzata come una segretaria di direzione, sempre presente ad ogni necessità, dalle camicie da stirare agli appuntamenti con il dentista, senza contare la capacità nel gestire anche le emergenze più impensate, come quando una notte torrida di pieno agosto avevano ricevuto le chiamate delle famiglie Branzini, Ripetti, Tonelli, Limardi, Digioni, più la telefonata della direttrice di Villa Rosa, totale 18 estreme unzioni in 3 ore. Le piaceva il suo lavoro e lo sapeva fare bene. Non le piaceva sentirsi chiamare Perpetua, così antiquato, brutto. Lei era l'assistente di Don Donato da 20 anni ed era pure molto brava. Anzi, a questo punto della sua carriera sarebbe opportuno dire altamente qualificata e competente. Anche per questo, alla vista della goccia sullo zigomo, un campanello d'allarme cominciò a suonarle in testa. Più che un campanello, le sembrava di avere nel cranio le campane che Michelangelo, da ragazzino, a volte faceva suonare all'impazzata così, per scherzo, per dispetto, quasi sempre dopo pranzo, nell'ora del riposino di Don Don. Zia Marta capì che qualcosa non andava per il verso giusto. Che cosa succede? Intanto, come sempre dico, non rivelerò nulla e non rovinerò in alcun modo la lettura del romanzo, ma è evidente che il Don è molto agitato ed è come evidente che zia Marta lo conosce molto molto bene e quindi capisce dalle goccioline di sudore che stranamente cadono sul suo viso o quantomeno cadono sul tavolo, capisce che qualcosa non va. Sentite cosa dice il Don durante la messa. Condivido con tutti voi la grande gioia di una grossa somma di denaro che la prossima settimana entrerà nelle casse della parrocchia e ci permetterà di risolvere. Nell'attesa nessuno respirava. Abbiamo venduto il campo di calcio. Boom! Il romanzo praticamente comincia così. E allora? San Pantaleo è una squadra di calcio che con un mister eccezionale e un secondo ancora, diciamo, più emotivamente coinvolto in questa squadra perché è coetaneo dei calciatori, una squadra che sta cominciando a crescere, sta cominciando a vincere le partite, si ritrova improvvisamente senza campo di calcio. La notizia cade come una bomba su questa cittadina che si chiama Crescobene. Cerchiamo di capire un po' meglio. Questo romanzo, appena mi è stato proposto, devo dire la verità che qualche dubbio, vedendo il titolo, vedendo la copertina, che va da sé, è evidente di che cosa l'argomento tratterà, un po' mi ha agitato. E dovete sapere che una delle prime cose che ho chiesto ad Annalisa Scaglione è stata proprio questa, perché dovete sapere che l'ho incontrata. Come ci siamo incontrate, magari ve lo racconto tra una pausa, tra una lettura e l'altra.
Comunque ci siamo incontrate e lei mi ha raccontato del motivo per il quale ha deciso di affrontare un romanzo sul calcio, che poi di fatto ovviamente non c'è soltanto il calcio. E lei mi ha detto: e caspita, lo respiro in ogni dove, ovunque, sia in casa che fuori casa si parla di calcio. E allora ho detto: sai che c'è? Io scrivo un romanzo e parlo proprio di questo argomento che appassiona la mia famiglia, così come gli abitanti di Chiavari, perché di fatto lei è cittadina di Chiavari. Allora, sì, Annalisa scrive: che incontro. Vabbè, ve lo raccontiamo subito, perché poi come al solito io chiacchiero, il tempo passa. Allora ci incontriamo, lei mi scrive in privato su Messenger per chiedermi appunto come io, come potessimo organizzare questa presentazione di questo romanzo. Le dico: guarda, non ti preoccupare, io per lavoro devo venire a Chiavari e quindi non c'è problema, ci vediamo lì. Sì, peccato che il giorno che decido di andare a Chiavari per lavoro, purtroppo un incidente pazzesco fa sì che io arrivi non con un'ora, non con 2 ore, ma con 2 ore e mezza di ritardo. Chiaramente durante il tragitto io e Annalisa siamo diventate amiche, perché ci saremmo scritte 18 messaggi, ci siamo telefonate. Il punto è che Annalisa era preoccupatissima per il fatto che io non avessi ancora pranzato. E allora, com'è come non è, con mascherina, con protezione, con distanza, io vi posso assicurare che quando sono arrivata, non a casa sua perché piccina lei mi ha anche invitato, saremmo state attente, però insomma un'estranea che ti entra in casa in questo periodo decisamente particolare mi sembrava un po' troppo. Fortuna vuole che loro nel loro palazzo abbiano una sorta di piano zero dedicato presumibilmente a riunioni condominiali o a momenti di convivialità negli anni in cui questo era possibile. E allora praticamente ha apparecchiato una delle tavole che c'erano, un tavolino, e mi ha messo una bottiglia di prosecco, il formaggio, perché gli ho detto: per cortesia non ti starà a preparare, perché questa mi preparava da mangiare, per cortesia non prepararmi da mangiare. E allora, per dirvi quel meraviglioso lavoro che ho trovato, capite? Un lavoro in cui incontri un'autrice per raccontarle quello che tu fai e per sapere se può essere interessata al tuo mestiere, che si presenta così: prosecco, pane, formaggio. E chi se n'è andato più? Avevo già deciso di dirle di sì soltanto con questa presentazione. Bene, dopo questa rocambolesca conoscenza ci siamo piaciute e abbiamo deciso di fare questo percorso insieme. Ecco lì, ovviamente tutti i bar dove avrei potuto portarla erano già chiusi, ma certo, col lockdown ti puoi immaginare, era tutto chiuso. Ci sono anch'io, Nicoletta Lanciano, ciao! Allora, intanto grazie a tutti gli amici che sono arrivati, ho visto la mia amica Fede che è arrivata, ciao, un bacione a tutti, ma non distraiamoci troppo dal protagonista della serata, che è senz'altro lui. Un romanzo dove è vero che si trattano argomenti calcistici, ma è più vero una cosa: i sentimenti. Questa cittadina che si chiama Crescubene è abitata da persone che si conoscono dalla nascita e c'è un'armonia, una passione, un'unione tra queste persone che si respira immediatamente. Intanto c'è questo amore, affetto incondizionato per Don Donato, che è un po' il fulcro, no? Anche della nostra storia. Questo Don meraviglioso che prende i voti in giovane età e devo dire che a Crescubene sta proprio bene ed è lì a lungo ed è in un certo qual modo gestisce proprietario del campo di calcio legato alla parrocchia. Ahimè, i problemi economici sono tali per i quali a un certo punto lui sembrerebbe essere costretto a vendere questo campo. Panico di tutto il paese, cioè poi è sapete che le mie recensioni, io lo dico sempre ai nuovi arrivati, io non faccio recensioni tecniche dove vado ad indagare la pagina piuttosto che, io faccio recensioni emotive, infatti ci sta che ogni tanto dica anche qualche sciocchezza, perché
me lo posso permettere, no? Dal momento in cui io dico non rubo lavoro a nessuno, io faccio recensioni emotive, in questo modo mi salvo da ogni tipo di critica legata all'incompetenza eventuale di recensire un romanzo. Quindi le mie recensioni sono talmente prese dal cuore che io scrivo durante la lettura, intanto scelgo le letture durante la lettura del romanzo e poi scrivo ciò che mi ha appassionato in quel momento. E allora ecco una delle cose che mi è venuta in mente per questa puntata. Voi sapete bene che, ahimè, lo specchio. Ebbene sì, quando io faccio le dirette in questo modo, col telefono ovviamente in modalità selfie, si vede tutto allo specchio. E allora avevo piacere di raccontarvi e di darvi qualche, come si può dire, non proprio aggettivo, vi volevo dire che cosa ho trovato in questo romanzo. E guardate un po' cosa mi sono inventata. Basta scrivere al contrario. E allora, la partita va giocata. In questo romanzo c'è lungimiranza, ambiguità, passione, amicizia, rispetto, tradimento, inesperienza, timidezza, astuzia, vittoria, antagonismo, generosità, impegno, obiettività, costanza, amore, testardaggine, ansia. Va da sé che tutte queste parole non riguardano il romanzo in sé, perché altrimenti non avrei mai potuto usare questa parola in esperienza, ma riguarda tratti dei personaggi. Quindi di tutto questo, di tutte queste parole, non mi viene il termine, mi viene da dire aggettivi, ma non sono aggettivi, aiutatemi, non mi riesco a sostantivi. Alcuni di questi verranno indagati più a fondo nelle mie letture. In realtà noi guarderemo soprattutto l'amicizia, il rispetto, la passione, vittoria, poco. Poi avremo la generosità, l'amore, l'ansia e la testardaggine. Diciamo che di tutti questi sostantivi, quelli che vi ho detto per ultimi sono quelli che io ho scelto un po' per le mie letture. Dunque, tanto ogni tanto guardo qui per vedere se dico quello, cioè se dico tutto quello che ho scritto, eh? I personaggi, adesso chiaramente non potevo indagarli tutti, ma i personaggi sia maschili che femminili hanno tutti un'emotività, un'urgenza, una passione incredibili. Annalisa è riuscita a dare una attenta spiegazione, cioè è riuscita a far conoscere i personaggi in un modo così profondo che quasi ti sembra di conoscerli, no? Quando tu finisci il libro hai esattamente idea di come potrebbe essere fatta zia Marta, addirittura esteticamente, di come potrebbe essere fatta Isotta, di come potrebbe essere fatto il Don, chiaramente Don Donato, Michelangelo. Ci sono personaggi vivi, ecco. Non mi veniva bene il termine, personaggi vivi durante tutto il romanzo. È veramente una cosa importante da farvi sapere. Leggetelo questo romanzo perché è appassionante e fino alla fine vi tiene lì. Io non me l'aspettavo, ma non che non mi aspettassi di essere così coinvolta dal romanzo, non mi aspettavo che ci fosse così tanto da leggere, ma sai, quando un libro è quando un libro comincia a essere superiore alle 170, 180, 200 pagine, cominci a temere che magari si possa tirarla un po' per le lunghe, no? Non so se vi capita mai di leggere un romanzo e di pensare sì, ok, però poteva finire anche 50 pagine fa, che andava bene uguale. Qui no, c'è un'attenzione
ai dettagli, alla scrittura, una scrittura fluida, mai banale, un'attenzione, e poi qualche frase chiaramente l'ho estrapolata e ve la racconterò, un'attenzione ai dettagli veramente, veramente notevole. È facile nei romanzi trovare dei refusi, ecco. Qui magia, ne ho visti due, ma proprio sciocchi, e credetemi, è veramente, veramente difficile. Quindi complimenti all'autrice, complimenti alla editor e complimenti a tutti quelli che hanno aiutato a far sì che questo romanzo prendesse vita. Tenete conto che Annalisa Scaglione è un esordiente. Caspita, veramente complimenti. Ma bando alle ciance, andiamo a leggere un po' di sostanza, così mano a mano che io leggo vi do delle indicazioni di questo romanzo, perché non lo faccio apposta a parlarne poco, è proprio perché voglio che il romanzo si intuisca solo dalle letture. Nella seconda lettura andiamo a conoscere un po' una donna che si chiama Isotta, ed è la moglie di Aldobrando De Bellis, il sindaco di Crescovene. Farò due letture dove due donne si sentiranno in un certo qual modo offese per il fatto che il marito, in questo caso, e vedremo una lettura successiva chi, ha evitato di raccontar loro delle storie, delle cose. Entrambe sono donne molto diverse tra loro in realtà, ma molto legate, veramente profondamente innamorate dell'altra persona. Di conseguenza vivono il fatto di non sapere una sorta di tradimento. Dall'altra parte abbiamo uomini con una sensibilità così importante che si respira pagina dopo pagina, tale per la quale il non dire è soltanto un modo per proteggere. Nel caso in cui non fossi riuscita a spiegarmi molto bene, secondo me attraverso le letture possiamo entrare meglio e capire meglio che cosa in realtà volessi dire. Isotta non dormiva. Stava distesa sul letto e poteva sentire l'aspirapolvere di Doris, la voce lontana del marito rinchiuso nel suo studio, il telefono di casa che continuava a squillare. I ragazzi erano usciti da un pezzo, per fortuna. Sapeva che a breve avrebbe dovuto affrontare il resto del mondo e primo fra tutti suo marito Aldobrando, ma non si sentiva ancora pronta. Voleva farsi piccola e restare lì, nel suo letto, magari con una buona tazza di tè. Quella casa era da sempre il suo rifugio sicuro. Se n'era innamorata subito quando Aldobrando l'aveva portata a quella cena ufficiale in famiglia, la prima volta a tavola con i futuri suoceri, i nonni e la zia centenaria. Quanto tempo era passato! Lui si era presentato a prenderla con un mazzo di fiori per sua madre e gliel'aveva consegnati dopo un accenno di baciamano. Ma che signore! E poi erano saliti sulla decapotabile blu, perfetta per quella sera tiepida, quasi estiva. Avevano attraversato i vicoli del centro storico e Passo Duomo e Isotta sapeva che tutti li stavano fissando. Erano passati davanti al municipio e avevano girato verso il parco. Da lì, a sinistra, partiva la panoramica che arrivava fino alle rovine del castello medievale. Nella luce del tramonto, il verde intenso dei pini spiccava sul blu del cielo terso, dove la luna quasi piena e la prima stella si affacciavano in fondo, ancora timide, pronta ad illuminare, di lì a poco, una serata che si preannunciava splendida. Giusto a 2 chilometri dalla piazza del comune, Villa De Bellis dominava il paese e da lassù spuntava anche il mare, lontano e bellissimo. Un leccio antico ne nascondeva l'ingresso, tanto che dal centro di Crescovene si intravedevano, tra la macchia mediterranea, solo qualche sprazzo di intonaco rosa e il tetto olandese che si stagliava oltre il terzo piano. Quando Aldobrando le aveva aperto la portiera, Isotta era rimasta abbagliata dal sole del tramonto che si rifletteva rosso fuoco contro le enormi vetrate del piano terra. La porta d'ingresso si era aperta e un maggiordomo sorridente e ossequioso li aveva fatti entrare nel grande atrio. C'erano state le presentazioni ufficiali, poi si erano accomodati nella sala da pranzo.
In quella perfezione di stoviglie, argenti, cristalli, Isotta aveva capito che Maria Ofelia De Bellis, il testimone, l'avrebbe passato a lei, felice e contenta. D'altronde, così magra e diafana, non poteva certo far sfuggire il discreto Chanel con cui si era presentata all'occhio vigile delle donne di casa, attente ad ogni particolare rivelatore. La collana di perle piccole e gli orecchini, i lunghi capelli lisci e neri, le mani affusolate, morbide e bianchissime, restituivano l'immagine della nuora perfetta, carina, elegantemente sobria, capace di restarsene al suo posto. Che poi il suo posto da bambolina di porcellana sarebbe presto cambiato. In 2 anni passate a miglior vita le donne di casa, Isotta ne era diventata la padrona indiscussa. La notte l'aveva svuotata. Le domande non avevano smesso di proporsi e riproporsi. Il campo venduto, ma a chi? Non può essere, ma di risposte neanche l'ombra, e ora faceva fatica a riordinare i pensieri. Ma perché? Aldobrando De Bellis non l'aveva sentita entrare. Quella donna aveva la capacità di muoversi come un gatto, ma ora era lì, davanti a lui, le mani appena appoggiate sulla scrivania, sulla pila di fascicoli ancora da mettere in archivio. Per cui ebbe un lieve sussulto. Tesoro, Aldobrando, dimmi perché. Ecco, in questo tratto capiamo che chiaramente lei, Isotta, nulla sapeva della vendita del campo e Aldobrando nulla l'aveva detto. Il punto è, ma veramente Aldobrando non sa a chi e perché sia stato venduto il campo di calcio? Ma c'è un'altra donna che è all'oscuro di tutto questo e mi piacerebbe pensare di raccontarvela velocemente. Ma visto che è un brano un pochino lungo, che io mi voglio proprio godere insieme a voi tutto, perché qui, anche qui, si capisce già dall'attenzione dei particolari, alla descrizione del Chanel, degli orecchini, dei capelli, insomma si capisce già che Annalisa è una donna alla quale piace dare i dettagli. Ma vedete, c'è modo e modo di dare i dettagli, perché ci sono dettagli noiosi, a volte a me capita, mi capitava in passato, non da quando faccio questo programma, che se no guai, però mi capitava magari di dire, vabbè, ok, ho capito questa pagina, vado un po' avanti. Qua no, addirittura vi posso dire la verità, ci ho provato, ma poi tornavo indietro, mi dispiaceva. Sì, mi dispiaceva saltare le pagine. Direi che con questo ho reso abbastanza chiaro quanto questo romanzo mi sia piaciuto. Allora, io bevo un bicchiere d'acqua, ma perché? Per prendere un po' di tempo e aspettare che qualcuno mi dica qualche cosa rispetto alla lettura del primo brano, due, se sono piaciuti, ma soprattutto riguardo al romanzo di Annalisa. Vi ho incuriosito? C'è qualche cosa che vi piacerebbe sapere di lei? Fatemi sapere, intanto io bevo un bicchiere d'acqua. Con il rossetto già vedete che c'è. Un bicchiere no, un sorsino. Scusate, ma volevo farvi notare che in tema calcistico ho voluto mettermi questi orecchini della mia amica Cristina di Etoile. Ecco, mi sembravano assolutamente doverosi, no? Tanto più che lei, così attenta ai dettagli, volete che non abbia notato le mie due palle come orecchini? Allora, vediamo un po' cosa ci scrivono. Ettore Cuppini, ciao, buonasera. Grande Annalisa, stupenda commentatrice, molto gentile, grazie. Italo Toni ci saluta, buonasera. Giuseppe Gazzola, era a scuola con mia sorella. Ciao Lucia, complimenti e buon proseguimento. Cioè, te ne sei andato? Allora, Maurizio Penatti, ciao. Guia Baldi, non mi si apre. Accidenti, prova a chiedere ad Annalisa Scaglione se non ti si apre perché non siamo amiche su Facebook. Però, se sei amica di Annalisa, puoi guardare la diretta attraverso lei. Nicoletta Lanciano, persona deliziosa. Io o Annalisa? Tutte e due, spererei. Poi, risolto, bene, mi fa piacere, Guia. Poi chi c'è? Annalisa Scaglione, ovviamente. Ah no, qui è vecchio, quando scriveva dei bar. Annalisa, aspetto qualche cosa, che tu scriva qualche cosa, perché una diretta
è una diretta di tutte e due. Va da sé che io non invito gli autori perché voglio che sia una cosa mia. Oh, non voglio essere in alcun modo, come si dice, non mi viene la parola, ma lo sapete che ogni tanto io sono un po' smemorina, no? Poi quando mi viene ve la dico. Non è coinvolta, non voglio essere, ve lo dirò. Direi che sono più brava a leggere e allora io vi leggo un brano tutto, ma perché mi ha proprio. Vi ho detto che Isotta era una delle due donne deluse e ferite dal fatto che il suo uomo, l'uomo di Isotta, non le ha spiegato, non le ha raccontato che cosa fosse successo. Chissà, magari lui non lo sapeva. Ovviamente questo non è possibile. C'è un'altra donna che ritiene di avere tutto il diritto di sapere qualunque cosa accada ed è proprio zia Marta. Zia Marta ha un figlio, Michelangelo, e praticamente è diventato una sorta di padre putativo per Michelangelo, questo don, che ha preso con sé, ma non ve lo dico perché ve lo leggo. Zia Marta restava seduta al tavolo della cucina, lo sguardo fisso sul centrino che aveva finito da un paio di mesi e che stava benissimo sulla tovaglia blu petrolio ereditata dalla sorella maggiore di sua madre. Teneva le mani appoggiate, unite solo a sfiorarsi le dita, in attesa. Per qualche secondo, ben scandito del pendolo in ingresso, nessuno dei due disse una parola. Poi il don fece un profondo respiro e spense il cellulare mentre si sedeva di fronte alla donna. Mi dispiace, lei sollevò lo sguardo. Avrei dovuto parlartene prima, le disse. Già, forse ti è sfuggito. D'altronde la vendita del campo è cosa da poco, no? Lo provocò con evidente sarcasmo, cercando di contenere la smorfia che se no non se ne voleva andare. E poi chi sono io per pretendere di sapere, giusto? Io che ti seguo in tutto e per tutto da 20 anni, dico io, trattata come se fossi l'ultima venuta. Ma lo sai quello che ho passato in questi 2 giorni? Hai idea di quello che ho dovuto sopportare? Mi hanno messo in mezzo, tutte credevano che io fossi a conoscenza della questione e che facessi la finta tonta. Don Donato, hai scatenato il putiferio, non te ne rendi nemmeno conto. E tutti che telefonano, parlano, ipotizzano, la televisione, i ragazzi, i giornali, le sorelle, e tu che ci stravolgi la vita dal pulpito e poi ti fai anche venire il crollo psicofisico. Oh mio Dio, Don Donato, perché non mi hai detto niente? Perché non potevo, rispose calmo, e recuperando la sua abituale serenità, le indicò con lo sguardo la sedia. Zia Marta respirava veloce e il don aspettò che rientrasse l'ultimo magone prima di riprendere. Allungò il braccio sul tavolo e con la mano destra sciolse le dita di zia Marta, tornate a intrecciarsi nervosamente. Lei sentì subito l'energia di quell'uomo che conosceva bene, che sapeva capace di cose meravigliose, e la delicatezza di quel gesto l'aiutò a tranquillizzarsi. Stavano uno di fronte all'altra, le mani di lei strette in quelle di lui, e lasciò che la forza e la dolcezza del suo don arrivassero a scaldarle le mani e il cuore. Marta, nemmeno per un istante ho dubitato di te. Nella vita che il buon Dio ha scelto per me, tu sei la sola donna, l'unica, che possa stare al mio fianco come tu sai stare. Che cos'altro potrei mai desiderare? Nel mio impegno quotidiano di uomo e di sacerdote, tu sei il riferimento costante. Dopo nostro Signore, non offenderti per questo, sai quanto di più prezioso potevo incontrare nel mio cammino. Ricordi, Marta, quando ci siamo incontrati quel giorno? Pioveva forte, come oggi, pioveva così forte che la violenza dell'acqua e del vento ti aveva strappato via l'ombrello e così, quando ti ho aperto, ho pensato di avere davanti una ragazzina, non una donna di 40 anni, perché mi sembravi un pulcino. In un certo senso, ancora più piccola del bambino che avevi già con te.
La donna abbassò lo sguardo e per un attimo si portò le mani calde del prete sul volto, quasi ad invocare quella carezza che il don le diede spontaneamente. Che sorpresa incredibile ritrovarti in quella circostanza. Non avevo più avuto tue notizie, mi avevano detto che eri andata all'estero per cercare un lavoro più stabile. Ero pronta ad accoglierti, a darti una casa, un lavoro, sapevo chi eri e quello di cui avevi bisogno. Sapevo che eri onesta e forte. Anche le suore mi avevano preparato una bella relazione. Quello che ancora non potevo immaginare era che saresti presto diventata la colonna della mia stessa vita. Lei alzò il viso, rimasto inclinato sulla spalla sinistra, e spalancò gli occhi lucidi di emozione. La smorfia sulle labbra tremava. Io ero pronto ad aiutare te, ma sei stata tu a capovolgere le cose durante tutti questi anni, svelando poco a poco tutta la bellezza che una donna sa avere e sa dare. Non credo di far torto al buon Dio, né di venirmene ai miei voti se dico che mi sento completo grazie a te. È così, Marta. Tu hai perfezionato il mio percorso, gli hai dato pienezza. Sai, non mi sono mai pentito di essere prete. Il fatto è che mi sento al posto giusto. L'ho capito subito quando sono entrato in seminario. Però a volte penso che sarebbe bene poter coniugare l'amore di una donna e il servizio nella Chiesa. Ci sono preti cattolici che possono sposarsi, lo sapevi? Sì, sì, proprio così. Sono i preti delle chiese cattoliche di rito orientale, pensa che ce ne sono anche in Italia, principalmente in Calabria. Si appoggiò allo schienale, le braccia abbandonate sulle gambe, e fissò un punto indefinito sulla parete di fronte. A zia Marta sembrò che quello sguardo andasse ben oltre il quadretto del Sacro Cuore di Gesù appeso da sempre sopra la porta della cucina. Poi il don tornò a guardarla negli occhi. Mi sono sempre chiesto perché questa possibilità non possa essere data a tutti noi che facciamo parte di un'unica chiesa. Perché ci sia in qualche modo negata la gioia di vivere l'amore di Dio a tutto tondo? Non mi riferisco al sesso, e questo l'hai capito bene. D'altronde, guarda noi, Marta, 20 anni insieme, tuo figlio che ho cresciuto come un padre putativo, la nostra collaborazione che è vera e intesa, la fiducia, la stima, il rispetto. Sospirò. Ecco, ti dicevo, il rispetto a cui non sono mai venuto meno, nemmeno in questi giorni. Zia Marta non muoveva un muscolo. Poi lasciò libero il magone che per tutto il tempo era rimasto in bilico e finalmente le lacrime uscirono. Cadevano sul centrino martoriato e lavavano via le angosce e gli affanni che gli ultimi giorni avevano solo acuito. Nel fin della sua vita, quello che aveva sempre sognato, questo sarebbe stato il punto del bacio perfetto. A 60 anni suonati, ascoltava parole che mai nessun uomo aveva avuto il desiderio o la faccia tosta di dirle, nemmeno suo marito, egoista e disperato, e nemmeno quell'altro uomo che le aveva dato Michelangelo per caso. Ciò che mi lega a te, Marta, è così profondo. L'istinto mi porta a proteggerti da qualsiasi situazione, dalle ansie, dal dolore. Non ti ho parlato perché non volevo coinvolgerti in una vicenda comunque spiacevole, e se ti ho ferita non facendolo, ti chiedo perdono. Dio ne sia testimone. Scosse piano la testa in silenzio e in un sussurro fece uscire la verità che gli dava il tormento. Sono stato incastrato tanto tempo fa. Il punto interrogativo negli occhi di zia Marta lo spinse a continuare. O forse è meglio dire che mi sono lasciato incastrare consapevolmente in nome di nobili sentimenti come l'amicizia, l'amore che governa le nostre vite. Anni fa ho accettato di lasciare la gestione del campo ad una società estera, ho firmato un contratto capestro con leggerezza e quando le difficoltà economiche della parrocchia si sono fatte pesanti avrei voluto tornare indietro, riprendermelo, così da poter beneficiare dei vari introiti di pubblicità e affitto, somme considerevoli rispetto a quanto ci viene corrisposto per la gestione. Ma non potevo farlo. Avrei dovuto pagare penali impensabili, cifre da capogiro per poter rescindere il contratto. Ero in gabbia. Si alzò e prese dal lavello 2 bicchieri che zia Marta aveva lasciato capovolti ad asciugare. Nella cucina si sentiva solo il fruscio dell'acqua che lui stava facendo scorrere. Riempì i 2 bicchieri e offrendone uno alla donna tornò a sedersi al tavolo. La donna lo seguì attonita.
Mi sono rivolto ad Aldobrando De Bellis, rispose lui, che all'epoca aveva seguito la trattativa. Quando mi è stato chiaro che avevo le mani legate, ho preso la decisione di vendere dalla società che da un po' premeva. Avevo le spalle al muro, Marta, e non volevo coinvolgere né te né altri, perché la responsabilità di tutto questo è solo mia. E non puoi immaginare quanto mi sia costato parlare ai miei fedeli domenica. Non riuscivo quasi a stare in piedi, mi sentivo tremare, sudare, ma dovevo arrivare fino in fondo. Anche ora devo arrivare fino in fondo. E come hai detto tu, ho una città intera da affrontare. Allora, io non so voi, ma da donna vi posso dire che alla seconda riga io l'avevo già perdonato. Un uomo che apre il cuore così ad una donna, lascia perdere che sia un prete, la speranza è che possano farlo e possano esistere uomini anche non preti che dicano queste cose qui, no? Ma cos'è questo monologo che le dedica? Cioè lei, io ho visualizzato Marta dalla seconda riga, mi sono immaginata nella situazione, perché poi io visualizzo tantissimo e mi sembra proprio di vedere i personaggi, no? E io vedo questa donna che parte così, tutta impettita, no? No, non ti preoccupare, non mi vuoi dire niente? Ti mancherebbe, tanto sono soltanto 20 anni che mi preoccupo per te, tu non dici niente, no? E di fronte a questa sfuriata, che di fatto lui, conoscendola bene, sapeva che la sfuriata era dovuta alla delusione rispetto al fatto che lui non si sia confidato con lei, e lui la spiazza completamente, dicendole tutto quello che prova per lei. E in un certo qual modo io ho voluto capirla così. Peccato che noi non possiamo. In altri contesti si possono sposare i preti con le donne che amano. Io no. Ma è come se le avesse detto, ti amo, non vi pare? Quando dicono che può esistere l'amore platonico, beh, io qui ho avuto la prova che è così, che esiste. È bellissimo, è veramente bellissimo, è veramente bellissimo questo personaggio, perché devo dire la verità che è davvero... una persona meravigliosa, il don, più don per tutti, direbbe la mia amica Sara Rattaro, no? Più don donato per tutti, ebbene sì, perché questo è un uomo meraviglioso. Allora, intanto, visto che sono arrivati un po' di commenti, e allora ve li leggo volentieri, poi arriverà un momento, come sempre, nel quale vi chiederò che ora sia, o che ora è. Allora, vediamo un po', brava, grazie mille, Alessandro Mezzena Lona. Allora, Francesco Staglianò scrive: non ho il piacere di conoscere Annalisa, da ex calciatore dilettante e dalla prima lettura, ma è sufficiente, posso dire di adorarla già come persona e di voler leggere il suo libro. Ma che bello! Bravo, ti metto anche un mi piace. Poi, ne sono onorata, dice Annalisa, giustamente, l'interpreti proprio bene, brava, grazie mille Gabriella, Lucia numero uno, le ha aperto il cuore, fantastico, bravissima, esattamente, bravissima Lucia, grande Annalisa Scaglione anche, sì, è vero, perché devo dire la verità, voi ormai un po' mi conoscete e credo che tanto avrete capito che io prima o poi me lo ricorderò di mettere i fazzoletti di carta, qua vicino, quando mi tocco tanto il naso non è perché pugno baci, ma perché mi commuovo e di conseguenza questo accade. Mi dicono dalla regia che sono le 18:42. Allora, dal momento che io amo farvi conoscere i personaggi attraverso le letture, io andrei avanti perché ne ho ancora due e non vorrei mai farvele perdere, anche perché la prossima lettura è dedicata alla risposta di Marta. C'è stato questo meraviglioso monologo al quale segue la risposta di Marta, che arriva un po' dopo. Parte come al solito un po', perché tante le donne sono un po' così, però io però non mi spiego come tu sia potuto cadere in questo tranello. Come non ti sia accorto di queste note, postille o come diamole si chiamano?
disse zia Marta tamponando gli occhi mentre cercava di ricomporre la voce strozzata dall'emozione e da quella, e quella dannata smorfia che di certo non migliorava la sua estetica. «Don, tu sei sempre stato onesto, attento, coraggioso in ogni circostanza. Chiunque ti conosce ti vuole bene da subito, perché si capisce di che pasta sei fatto. Lo sento che non mi hai detto tutto. E se non vuoi dirmelo, almeno confermami che il mio istinto non mi inganna, che io so come sei e ti voglio bene. Sono disposta ad accettare anche il tuo silenzio, ma ti prego, dimmelo che c'è qualcosa sotto. Dimmi che è così». Perché tu non permetteresti mai di mettere la tua parrocchia in difficoltà e mai deluderesti i tuoi fedeli, i tuoi ragazzi che hai fatto crescere in questo campo e nella tua comunità. Il mio Milangio, il nostro Milangio, che ora è grande ma è sempre un ragazzo e... Basta, Marta! La voce ferma e decisa del Don interruppe il fiume di parole e il nuovo magone della donna. Hai ragione. Continuò lui dopo una piccola pausa. Le decisioni che ho dovuto prendere negli ultimi 20 anni sono sempre state ispirate a criteri di giustizia e correttezza ai quali mai e poi mai potrei venire meno. Ma ci sono cose che per il bene di tutti non posso rivelare. Ho deciso e promesso tanto tempo fa. Amo tutti i miei fedeli, tutti i ragazzi, ma tu sei sempre stata con Michelangelo la parte più importante della mia missione. È vero. Non posso dirti altro e ti prego di accettare la mia reticenza come un gesto d'amore, di protezione verso di voi. Non fa così un buon capo famiglia? Le chiese sorridendo. Sì, fa proprio così, gli rispose con lo sguardo distante, pensando a tutto quello che nella sua vita avrebbe potuto essere e non era stato con gli uomini che aveva avuto, e sorrise anche per lei. Per quello scherzetto che il destino o il buon Dio le aveva riservato facendole trovare un uomo vero in un sacerdote. «Bizzarra la sorte!» le scappò a voce alta. «Mi fido di te», gli disse finalmente serena. «Va tutto bene, Marta, non avere mai paura e ora lascia che mi prepari ad affrontare il mondo là fuori». «E allora lascia che io mi prepari ad affrontare il mondo là fuori, perché lui ci va là fuori. Che cosa dirà? Lo scoprirete leggendo questo bellissimo romanzo. Che cosa succederà? Lo scoprirete leggendo questo bellissimo romanzo. Ma io ho ancora una lettura che vi voglio dedicare e che racconta un po', tanto per cambiare i sentimenti, del mister della squadra. C'è questo personaggio che è davvero un altro personaggio molto interessante, è un uomo che evidentemente ha sofferto per l'allontanamento dalla sua gloria e ho scelto di leggere una lettera perché, come vi ho già detto milioni di volte, temo sempre di rivelare qualche cosa che possa in un certo qual modo guastare la lettura di questo romanzo e quindi preferisco davvero... scegliere accuratamente delle parti. Ma perché? Perché voglio incuriosirvi, voglio che voi lo leggiate, voglio che voi ancora non l'avete fatto. Qualcuno ogni tanto dopo le mie dirette legge i romanzi e poi mi scrive e mi dice se gli è piaciuto, che cosa gli è piaciuto, se si è ricordato il momento nel quale io avevo fatto esattamente quella lettura. Qualcuno comincia a farlo, ma siete ancora pigrissimi e state crescendo come numero, quindi leggete, 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 raccontatemi che cosa avete provato. Intanto io, prima di dirvi ancora un paio di cose, vi faccio l'ultima lettura, così sono tranquilla che le mie 5 letture sono state fatte. Il mister dice... quantomeno. E nel sogno vide se stesso. Mi avvicino alla cassetta delle lettere, ho in mano la chiave, quella piccola che si perde sempre nel mazzo, e apro. Le solite pubblicità del supermercato nella strada accanto e di quella nuova profumeria che ogni mese promuove il lancio di un nuovo make-up, la bolletta del gas, il volantino di una società di prestiti e una rivista sottile ancora incelofanata. Spunta anche una busta bianca. Il francobollo si deve essere staccato, non c'è mittente. Non ci faccio molto caso, prendo tutto ed entro in casa. C'è un profumo che conosco.
Gloria, sei tu? Mi precipito in camera, in bagno, nel salottino accanto alla cucina. Lei non c'è, non c'è nessuno. E mi accorgo che la mia casa è vuota. Hanno portato via tutto, anche il tavolino di marmo rosa, e per terra sono rimaste le cornici aperte, vuote. Gloria, ma dove sono finite le nostre foto? Comincio a sudare come in estate, ma ora fa freddo. Ho addosso il montone, mi prende il panico e corro. Corro per casa sbattendo contro le pareti del corridoio come una pallina di gomma impazzita. Poi mi ritrovo con la busta bianca aperta nella mano sinistra e un foglio sottile nella destra. È quasi impalpabile. Sembra carta velina e non riesco a leggere queste quattro righe leggere scritte con la punta fine di una matita dura. Accendo la luce, ma è così fioca che non vedo niente, è tutto offuscato. Squilla il telefono, dall'altra parte è solo un brusio. Ma chi parla? Nessuno mi risponde. Chi parla? A scatti adesso si intromette una voce di donna. Chi sei, per Dio, chi sei? Non capisco quello che dici. Rimango in silenzio e non ho più il montone. La maglietta è bagnata, appiccicata al mio corpo magro. Nello specchio di fronte vedo i miei capelli ricci e lunghi. Mi arrivano alle spalle. Sono giovane e sto fumando una sigaretta o forse una canna, non so, perché tanto non sento niente. Nessun sapore, nessun odore. Non c'è più niente. Non vorrei ripetermi, ma io fossi voi lo leggerei. E giusto per finire in bellezza, qui vedete, perché non mi bastava più avere i post-it per segnare le letture, no. Adesso ho anche le graffette per segnalare le frasi che mi hanno colpito di più. Devo dire che ci sono dei negozi che proprio... Allora, Lina, ne sai qualcosa, vero? Se ci sei ancora, perché poi lei va a dare da mangiare ai piccoli e quindi... Allora, vediamo un po'. Me la vado a prendere, perché ce ne sono alcune bellissimissime. Per esempio, secondo me questa è poesia. La vecchia panda stava lì, ricoperta di aghi di pino che il vento continuava a rubare da quell'albero storto. Che il vento continuava a rubare da quell'albero storto. La sua voce composta si sposava a meraviglia con i movimenti lenti e sicuri delle mani che sembravano abbracciare quegli animi sconvolti già da 3 giorni. Ce ne sono ancora 2. Questa è bellissima. Gli tornava alla mente la scritta che tempo prima, a Milano, aveva letto su una cravatta in una vetrina di via Monte Napoleone. The difference between men and boys is the price of their toys. Niente di più vero, sorrideva tra sé e sé. Rimaniamo sempre bambini, solo che le biglie da pochi centesimi non ci bastano più. E nemmeno quei caleidoscopi che si facevano con le carte colorate e lucide dei cioccolatini. È solo il prezzo dei nostri giocattoli a fare il conto degli anni che abbiamo. Ora ditemi se non è una frase pazzesca. È solo il prezzo dei nostri giocattoli a fare il conto degli anni che abbiamo. Che è un po' la traduzione... La differenza tra ragazzi, e, tra uomini e ragazzi, è il prezzo dei loro giocattoli, no? Quando sei piccolino, magari ti compri un soldatino ed è il tuo gioco preferito, quando sei grande, magari ti compri, se sei ricco, un porcino, o altrimenti ti compri un altro gioco, ma sicuramente non avrà mai lo stesso prezzo e lo stesso, chissà, il significato secondo me sì. Riflettiamoci un attimo su questa cosa. Vediamo se trovo l'ultimo. Ah, qui era un momento nel quale c'erano un sacco di telecamere, di giornalisti. Occhi umani e artificiali si girarono in una perfetta coreografia. Microfoni e telecamere circondarono il tecnico in un attimo. Occhi umani e artificiali si girarono. Mi è piaciuto un sacco. Bene, direi che abbiamo letto un sacco di cose.
Io vorrei la conferma da parte di Annalisa di non aver mai, vero, rivelato nulla di troppo. Vi ricordo che nella lettura avevo sottolineato come frase, ma ve l'ho letta, che di nuovo mi ha fatto impazzire, ho in mano la chiave, quella piccola, che si perde sempre nel mazzo. Ecco, diciamo che lei spesso nelle sue frasi c'è qualche cosa di banale, ma non nel senso di quello che scrive lei. Banale nel senso che è vero, no? Che quella piccola chiave della posta si perde sempre nel mazzo. E mi fa sorridere trovarle scritte, ce ne sono altre. Adesso basta, perché altrimenti vi tedio troppo poi. Anche se non credo che questo romanzo potrà mai annoiarvi, eh? Quindi mi raccomando. Vediamo un po' che cosa vi posso ancora raccontare. Intanto vorrei che faceste una ola al mio lavoro, che cioè, secondo me è stato fantastico. Anche perché scrivere al contrario vi assicuro che non è così immediato. Io riesco, perché ci sono delle robe che riesco a fare, non mi spiego come mai, ma comunque, ecco, quindi vorrei che intanto deste un attimo di importanza a questo. Dopodiché faccio il momento YouTube. La partita va giocata, di Annalisa Scaglione.